qual è stato il messaggio che hai lanciato dal palco? Allora, il messaggio è stato di... il messaggio è stato principalmente quello di sbagliare, nel senso che dagli sbagli si imparano un sacco di cose e soprattutto dagli sbagli si impara a sognare e si decide qual è il proprio sogno, perché non tutti hanno la fortuna di avere un sogno. E quindi l'unico modo per sognare è quello di addormentarsi, cioè di lasciarsi andare e di sbagliare in qualche modo. Quindi questo è il mio consiglio che posso dare alle nuove generazioni e anche alla mia e a me stessa. Ecco, cosa pensi di queste nuove generazioni che insomma stanno vivendo un periodo non tanto bello, insomma? Allora, secondo me lo stanno vivendo bello e brutto allo stesso tempo, nel senso che c'è una paradossalmente una forte connessione, anche se non c'è più quella connessione fisica che c'era magari nelle relazioni, nelle generazioni precedenti, per colpa o grazie ai social, dipende. Però credo ci sia una grande democraticità al momento, c'è una grande possibilità di essere visti e di essere riconosciuti e di riconoscersi, e un grande, secondo me, legame tra i giovani, cioè si cercano di capirsi molto più delle scorse generazioni, quindi io credo che non li diamo per vinti, dai, non li diamo per persi, ci sta. Posso chiederti una valutazione su un evento come questo che porta qua al teatro tantissimi ragazzi ad ascoltarvi, a farsi ispirare? Beh, credo sia una cosa bellissima, infatti io non mi sento all'altezza di essere dall'altra parte del palco, però credo siano iniziative fondamentali, anche perché spesso non si ha l'occasione di conoscere, di andare a eventi di questo tipo, invece è una cosa molto molto importante, perché bisogna imparare, bisogna sentire parlare le persone, bisogna leggere e sentire parlare le persone.